Camer, ristrutturazioni di interni, via Aldo Moro 38, Sondrio. Lo scelpinismo parla una volta di più valtellinese, dai grandi successi internazionali dei primi anni 2000 di Graziano Boscacci e Ivan Murada, alle Coppe del Mondo di Guido Giacomelli prima e Michele Boscacci poi. E poi c'è lui, Robert Antonioni, il trentenne di Valfurva, sul traguardo di Madonna di Campiglio nell'ultimo atto della tre giorni delle finali di Coppa del Mondo di scialpinismo, ha conquistato la sua quarta sfera di cristallo, la terza consecutiva. Ieri sta l'ultima gara di Coppa del Mondo e siamo riusciti a chiudere il cerchio quest'anno. Ecco, quattro Coppe del Mondo, ma non si sono ancora stancati gli avversari di averti fra i piedi? quest'anno diciamo che infatti hanno provato a mettermi dietro e c'erano quasi riusciti a farmi il blitz, però alla fine sull'ultima gara sono riuscito a dare quel colpettino di reni in più e riuscire a portarmi a casa questo altro successo. Questo sono veramente contento, una bella giornata ieri diciamo. Ad Antonioni nell'ultima gara stagionale è bastato arrivare sesto in una prova dominata dalla squadra azzurra, da rimarcare anche il buon piazzamento di Michele Boscacci. Antonioni in questa stagione porta a casa anche due medaglie ai mondiali, oro nella staffetta e argento nell'individuale. Veramente una grande stagione però per te, ma anche per tanti altri azzurri, insomma, questo scialpinismo lascia il segno. Sì, diciamo che la squadra Italia fin da sempre va fortissimo in tutti i format e quest'anno devo dire che abbiamo riconfermato il grande squadrone che abbiamo e devo dire che tanti podi e tante soddisfazioni anche dai giovani e non solo dai giovani. Ecco Robert, anche le vecchie glorie, certo, hanno fatto ancora tanti podi, quindi non invecchiano mai. Ieri, nella prova femminile, spicca come sempre la valtellinese d'adozione Alba De Silvestro. Per la serie, i campioni, se non sono di casa nostra, comunque li importiamo e li importiamo bene. Una stagione da incorniciare anche nelle categorie giovanili, dove Giulia Murada ha dominato fra le under 23, bene Samantha Bertolina e Andrea Prandri fra gli under 20. Diciamo che lo scialpinismo valtellinese gode di ottima salute.